No, non particolarmente, perché ho, insomma, ho trovato oltre il palco, verso il pubblico. Ma che è successo alla fine? Sono stato tirato via. Io cercavo di sporgermi il meno possibile, sono stato accalappiato come da un turbine e non potevo più tornare indietro. Senti, il pubblico romano come ti è sembrato? Ottimo, come al solito. Già l'anno scorso al Wonna fu un ottimo concerto, mi ricordo. Quest'anno è stato ancora meglio. Perché il batterista suona così addosso alla batteria? Per aggredirla. Io non ho mai visto un batterista suonare sopra proprio la batteria. La batteria bassa anche al Wonna, io mi ricordo di questa cosa. Sì. E c'eri già tu, mi sembra, al Wonna. Certo. Sì, al Wonna c'eri.
e suonavi i suoni con la batteria bassissima. Con la batteria bassa? Bassa, stretta, tutta vicina a te. Sì, perché almeno dove casca la bacchetta è una cosa vecchia. No, buono, sai, sono abitudini che si prendono, ma io ho sempre suonato in modo abbastanza violento la batteria. Magari non sono un tecnico pazzesco, però cerco di colpire forte e non so, quella posizione penso sia la più buona. Cioè la corsa del braccio quando casca sul tamburo è arrivata proprio alla fine, quindi il colpo è più forte. Ma se avessi rullante video colpirei meno forte. Senti Piero, tornando un attimo anche dopo l'intervista di ieri sera, io non mi sono dilungato in Desaparecidos. E il discorso dei Desaparecidos, cioè perché avete scelto, ripeto, sappiamo perché avete scelto il nome, ma qual è stata la scintilla che vi è venuta in mente di mettere questo titolo sul disco, cioè il Desaparecidos? Cioè quali sono state le spinte che vanno poi dato la... Capisci? Sì, ma forse la speranza che magari la gente si ascolta il giornale, sì, il telegiornale, sì, sì. Si ascolta il giornale e legge la televisione. E legge la televisione e scrivendo la radio. Possa leggere tra le righe, dici tu? Sì, possa avvicinarsi un po' di più a noi. Avremmo voluto mettere un altro titolo, infatti, all'LP. Noi eravamo in ballo tra Istanbul, Eroe nel vento, oppure Desaparecido. E poi abbiamo scelto Desaparecido anche perché è una cosa, se vuoi, anche più internazionale.